Ciao, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi un nuovo video riguardante i finiti. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con i finiti, praticamente i terminati dell'estate. Sono tantissimi, quindi dividerò questo video in capitoli in modo che potrai andare a recuperare la sezione che più ti interessa qualora non volessi vederlo tutto, ma mi auguro possa esserti di aiuto, di spunto, insomma, per la scoperta di nuovi prodotti che magari non conosci. Scambiamoci come sempre le opinioni qui tra i commenti, ti aspetto perché ritengo che sia sempre molto utile condividere le varie esperienze. Poi oggi ho giocato un pochino con i nuovi prodotti make up comprati a settembre, quindi lascerò in info box tutti i dettagli dei prodotti utilizzati e, perché no, magari in futuro li utilizzeremo insieme. Ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e a supportarmi con un like, a venirmi a seguire su Instagram, su Facebook, dove spesso ci teniamo in contatto parlando di beauty, make up, skin care e quant'altro. Cominciamo subito dal viso. Allora, io partirei dallo struccaggio, ma vado velocissima perché vedi e rivedi sempre questo prodotto di Garnier della linea Skin Active, l'acqua micellare bifase con olio di argan. Questa piccolina l'ho portata con me anche in viaggio, molto pratica, strucca benissimo, anche il trucco molto strong, anche il trucco occhi, ecco, così waterproof, perché l'ho testato anche su quello e mi piace tantissimo. Ce l'ho in versione in full size e non me la faccio mai mancare. Ho provato anche altre versioni che mi sono piaciute, come quella rosa per pelli sensibili. Comunque io questi prodotti li straconsiglio. Per quanto riguarda la detersione, terminati i due prodotti, ossia un gel ed una mousse. Il gel è di SVR, io l'ho comprato mi pare su Farmae, comunque reperibile online, reperibile anche in farmacia, in parafarmacia. È, leggo in inglese perché non conosco il francese, Cleansing Foaming Gel Pure and Mild, per pelle sensibile senza saponi. Questo è a base di magnesio ossigenante. Era un gel molto leggero che faceva una bella schiumina delicata, ma andava a determinare molto in profondità la pelle, quindi mi sono trovata molto bene per risvegliare la pelle al mattino, ma è un prodotto che non andrei ad utilizzare personalmente col freddo, perché ho bisogno di una coccola in più, di una texture più avvolgente, anche di un prodotto un pochino più idratante. Questo invece andava veramente a detergere a fondo la pelle, non me l'ha mai seccata, però insomma secondo me è un prodotto consigliabile in estate quando vogliamo veramente un qualcosa di fresco che ci risveglia al mattino, pur non contenendo fragranze all'interno. Per l'inverno preferisco delle texture più soffici, anche più idratanti, e quindi questa la relegherei come utilizzo all'estate. Si tratta di un formato da 200 ml. L'ho utilizzato praticamente tutta l'estate, quindi l'ho portato a termine. Poi ho terminato anche questa mousse detergente viso al caffè verde di Ecos. Si trova da Tigotà, 98% di origine naturale sul totale. Poi dice che è Cosmos Natural, quindi è un prodotto biologico. Quanto è il formato? 150 ml. Devo dire che l'ho utilizzata, portata a termine, ma non è una delle mie mousse preferite, in quanto non è una mousse che rimane pannosa come piace a me, tende a sfaldarsi subito, e poi la trovo molto sgrassante, quindi ideale magari per una pelle grassa mista, ma soprattutto in estate. Non so se la consiglierei ad una pelle secca, perché su di me io comunque l'ho trovata parecchio pulente, ecco, ho trovato che facesse una pulizia bella profonda e avessi bisogno nell'immediato di applicare tonico, siero e tutti gli altri prodotti successivi, insomma, per cui non mi sento di consigliarla così a cuor leggero anche alle pelli secche. Ad ogni modo ero incuriosita, l'ho provata soprattutto perché il caffè verde ha anche queste proprietà antiossidanti, quindi mi incuriosiva tantissimo, ma non è un prodotto che mi ha fatto battere il cuore, quindi non lo riacquisterò. Ho terminato poi
Rido perché qualcuno veramente penso che non ne potrà più di sentir parlare di questo prodotto, ma per me è un immancabile Vichy Mineral 89, questo booster quotidiano fortificante e rimpolpante a base di acqua vulcanica di Vichy e minerali che vanno a fortificare la pelle. È un prodotto fantastico che non mi faccio mai mancare, ce l'ho già in utilizzo nuovamente, insomma. E per cui lo straconsiglio, non dico altro, ma lo trovi recensito in lungo e largo nei miei vari video sul canale perché è un prodotto certezza di cui non farò più a meno. Questo è un formato da 50 ml, esiste anche la versione da 75 ml, si trova spesso in sconto anche online, in farmacia, insomma, tienilo d'occhio perché secondo me è un prodotto jolly che potrebbe veramente andare ad aiutare la tua pelle in caso di disidratazione, in caso di necessità di un boost di idratazione. Questo fa in modo che l'acqua rimanga trattenuta all'interno delle cellule, richiama quindi acqua all'interno e va veramente a rimpolpare la pelle, a farla sembrare più piena, più tonica. Io lo adoro. Terminato poi questo siero di La Roche-Posay, che non avevo mai provato, ho provato quello alla vitamina C, che è uno tra i migliori a base di vitamina C mai provati. Questo è a base di niacinamide, contiene anche acido ialuronico, quindi perfetto per andare ad idratare la pelle, per andare a prevenire le macchie. Infatti è proprio un antimacchia, riparatore e illuminante, per così dire. Va proprio a risvegliare l'incarnato. Era di una consistenza lattiginosa, quindi io sulla mia pelle grassa preferisco utilizzarlo in inverno, ma l'ho portato a termine in estate, lo utilizzavo soprattutto alla sera e mi è piaciuto tantissimo e quindi mi sento veramente di consigliarlo anche alle pelli molto sensibili. Mi pare sia specificato che sia per pelli sensibili, comunque è veramente delicato, con acqua termale della Roche-Posay. Fantastico, io l'ho trovato con una scontistica e ho voluto subito accaparrarmelo. Nel frattempo ho ricevuto una telefonata, quindi eccomi di ritorno. Ti mostro tutte le protezioni solari terminate molto velocemente perché ho dedicato a questo argomento un video. Ti invito a recuperarlo qualora fossi interessato a vedere nei dettagli tutti i prodotti. Allora, ci sono sia prodotti per il viso che per il corpo e anche per i bambini. Per il viso terminate due protezioni che ho reperito in farmacia, una è di La Roche-Posay e l'altra di Vichy, molto simili, sono quelle anti-shine, quindi mattificanti per così dire, non lasciano la pelle totalmente matte, ma diciamo che aiutano a non far produrre sebo in eccesso durante la giornata, quindi non fanno, ecco, lucidare come lampadine. La più leggera tra le due, questa di Vichy, mi sono piaciute, mi hanno protetto bene, 50 ml entrambe e quindi ecco, sono dei prodotti che ho apprezzato molto, soprattutto al mare. Altra protezione solare che ho quasi terminato, ma cestino, è questa di Purito Daily Go To Sunscreen con filtro 50 più anche questa, la cestino perché è venuta in superficie un po' di olio, quindi temo si sia alterata e non mi fido, quindi non la utilizzo più. 60 ml, una buona protezione anche questa, un pochino diciamo molto leggera al tatto, ma un pochino più lucida come effetto sul viso rispetto alle altre due. Ad ogni modo, una buona protezione, anche questa molto molto apprezzata in spiaggia. Terminate poi per i bimbi due protezioni solari specifiche per loro e per pelle sensibile. Una è di Vichy, la Capital Soleil 50 più, con questo erogatore spray molto pratico, contiene anche la pallina all'interno, si andava a spalmare molto velocemente sulla pelle, lo si vedeva il punto di applicazione, però poi si assorbiva molto rapidamente con un finish luminoso. Questo di Avène, protezione sempre 50 più, sempre un formato da 200 ml, l'ho utilizzato anche sul viso. Mi sono trovata benissimo
E quindi ecco, sono dei prodotti che senz'altro potrei riacquistare l'estate prossima. E poi, siccome li avevo terminati, ero in vacanza e ancora avevo necessità di protezione, ho voluto prendere da Conad della linea Essenzie questo latte solare con estratto di avena e olio di calendula 50 più pelli sensibili. È proprio la linea specifica per bimbi resistente all'acqua, ma lo sono un po' tutti questi prodotti. Ad ogni modo, io dopo ogni bagno rimettevo la protezione senza profumo, alcol, coloranti, alta spalmabilità. Mi soffermo un po' di più perché questo prodotto non l'ho mai mostrato. 200 ml, un bel latte che si andava a massaggiare, un bel latte idratante, diciamo, ma non faceva scia bianca. Mi sono trovata comunque bene. Più corposo rispetto agli altri, però veramente un buon prodotto anche lui. E poi ho terminato di Bilboa la linea Aloe Sensitive, pelli sensibili 50 più, protezione molto alta con aloe vera super idratante. Mi sono trovata benissimo e senza alcol, texture fresca e leggera. Devo dire che si è rivelata veramente molto delicata. Mi è piaciuto tutto di questo prodotto, anche la fragranza molto lieve. E quindi veramente promosso anche lui. Per il viso ho poi terminato tutti i prodotti contenuti all'interno di questo kit che avevo ricevuto da Stylevana, così come la crema solare e altri prodotti che sto utilizzando. Comunque ti lascio tra le schede il video specifico in modo che potrai recuperarlo. Questo appunto è un kit a base di tè verde. Ci sono il tonico, poi la lozione, il siero e la crema. Mi sono trovata bene con tutti. Io adoro il tè verde per le proprietà idratanti, riequilibranti, ma anche calmanti e antiossidanti, perché ha anche un potere antiossidante, quindi veramente è un ingrediente a tutto tondo che per la mia pelle grassa in estate è eccezionale, ma non me lo farò mancare neppure in inverno, quando la mia pelle diventa un pochino più mista. Però ha sempre necessità di essere trattata con prodotti molto delicati, per così dire, e che vadano comunque a tenere a bada la produzione di sebo. Questi sono i prodotti terminati. Comunque, tutta questa linea è a base di Beauty Green Tea, di questa acqua di bellezza a base di tè verde estratta dalle foglie. E poi troviamo anche il tè verde estratto dai semi. Quindi l'olio dei semi del tè verde e sono fantastici. Ti rimando, ti ripeto, a quel video se ancora non l'hai visto. Ad ogni modo, ho fatto anche un post su Instagram dedicato a questi prodotti, quindi ti invito ad andare, insomma, a spulciare se sei curioso. Altre creme non ne ho terminate perché le ho ancora in utilizzo e le sto alternando. Invece ho terminato due prodotti per il contorno occhi, un siero e una crema. Per quanto riguarda il siero, ho terminato di Bioniche della linea Defense X Age, questo siero contorno occhi che va a contrastare borse d'occhiaie, va ad avere anche un'azione liftante, ma io non ho avvertito mai una sensazione di tiraggio sulla pelle, che tra l'altro non sopporto. Quello che ho visto di più di questo siero è senz'altro l'azione tonificante e compattante, soprattutto sulla palpebra superiore, quindi mi è piaciuto tantissimo prima della crema. In particolare ho utilizzato per un lungo periodo questo contorno occhi di Benton e l'ho terminato, il Fermentation Eye Cream, una crema piuttosto leggera come texture, a rapido assorbimento, ma molto idratante, anche levigante ed illuminante. È un prodotto fantastico che mi ha aiutato anche a schiarire leggermente l'alone dell'occhiaia, nonostante io non abbia occhiaie marcate, ma ho visto un aiuto in questo senso, soprattutto dopo il primo mese di utilizzo, e è un prodotto fantastico. Lo straconsiglio e quindi ecco due prodotti per il contorno occhi che mi hanno dato veramente tante tante soddisfazioni.
Poi, come trattamento rimasto un unico prodotto, sia questa mist di Essence che era uscita in questa edizione limitata Hello Good Stuff, molto agrumata con estratto di cedro, e mi è piaciuto tantissimo per l'effetto idratante e energizzante anche per la fragranza. Sembrava proprio una spremuta d'arancia. Ricorda tantissimo l'odore della Fanta, veramente fantastico questo prodotto. Lo utilizzavo al mattino per avere una sferzata di energia sul viso. Certo non è durato tantissimo, credevo 30, invece no, 50 ml, però il getto era bello potente, quindi si erogava parecchio prodotto, ma l'ho utilizzato con estremo piacere. Per quanto riguarda le maschere, ne ho terminate tantissime, soprattutto in tessuto, ma c'è anche qualcosa in crema. Velocemente le mie preferite tra quelle commerciali: Garnier Skin Active, questo è un mio must have, soprattutto in estate. Quella al tè verde, bella rinfrescante, tonificante, e davanti ovviamente c'è quella lenitiva. Eccola, quella al tè verde, dicevo, idratante, rinfrescante, anche riequilibrante, con questa azione antiossidante, va veramente ad aiutare tantissimo a ripristinare l'equilibrio della pelle. Mi piace veramente moltissimo. Poi questa è un must have tutto l'anno, la Hydra Bomb alla camomilla, perché è molto lenitiva, ma tutte sono comunque piuttosto delicate, devo dire, questa in particolare, ed è molto calmante, quindi questa al bisogno è una manna. E poi in vacanza al mare mi sono innamorata di questa maschera alla lavanda, che oltre ad essere idratante e in parte lenitiva, è anche molto per così dire distensiva dei tratti del viso, quindi veramente l'ho adorata anche per la sua fragranza molto delicata, ma si sente che contiene lavanda. E poi non credevo, ma questa maschera di Garnier alla vitamina C illuminante, veramente fantastica, molto delicata anche sulla mia tipologia di pelle, lascia la pelle sì rinvigorita, per così dire, risvegliata dopo l'applicazione, ma quel lieve rossore di salute che si può notare sulle guance al momento della rimozione si calma dopo pochi minuti, quindi non l'ho trovata aggressiva, e stimolante sì, molto molto illuminante, per cui quando magari avrò un colorito un pochino più spento, avrò bisogno di una sferzata d'energia, sicuramente mi rivolgerò a questa piuttosto che all'altra energizzante al melograno, che su di me è troppo aggressiva. Mi è piaciuta molto anche questa qui, cioè la Hydra Bomb super idratante rigenerante notte. Io in realtà l'ho applicata dopo la doccia insomma del tardo pomeriggio, anche questa in vacanza, infusa con l'equivalente di un flacone di siero, ma questa un po' tutte. Pelle stanca e sensibile, con acido ialuronico, acqua marina e fiordaliso, molto delicata, mi è piaciuta tantissimo. Non ricordo nello specifico l'effetto, ma ricordo che mi era piaciuta perché l'avevo trovata molto molto delicata, per cui ecco, è tra quelle che ho apprezzato. E poi sempre per il viso, terminate queste maschere PS che mi sono piaciute tantissimo, una scoperta per me veramente, perché costano pochissimo, le ho ricevute in regalo da Giulia, dalla mia Giulietta, che le ha prese da Primark, molto delicate, e quindi ecco, queste veramente le straconsiglio, ne ho parlato anche tra i preferiti, e sono veramente delle maschere belle impregnate e che danno soddisfazione, molto delicate, molto rinfrescanti, piaciute tantissimo. E poi una maschera perfetta prima di andarsi a truccare, prima di un evento importante, perché ha un'azione leggermente astringente sui pori e molto illuminante, questa di I Love Myself. È una maschera coreana che io ho acquistato da Lucia, l'aiuto, è a base di alfa idrossiacidi e acido ialuronico,
amico, devo dire che non mi ha irritato la pelle, ma si sente proprio l'azione stimolante degli acidi della frutta contenuti all'interno. Ne contiene anche altri: acido malico, acido tartarico, acido glicolico, insomma un insieme di acidi che vanno a risvegliare l'incarnato. Mi è piaciuta tantissimo. Io per accortezza, dopo questa maschera, comunque ho applicato la protezione 50 più, perché comunque è a base di acidi, e mi è piaciuta molto. Sentivo il pizzicorio, ma non ho riscontrato rossori, quindi devo dire che per un'occasione, per un evento, si può fare. E poi terminate due maschere delle Driadi, due maschere in crema che ho acquistato da Tigotà. Una è la linea argilla rosa e pompelmo, che applicavo al centro del viso sulla zona T, e l'altra aloe ginkgo ai lati, sulle guance fino all'esterno, sui contorni del viso, per andare ad idratare a fondo. Questa è una consistenza in gel, questa in crema, fantastiche, veramente ottime, molto delicate, potrei riacquistarle. E poi una maschera molto distensiva per lo sguardo che mi è piaciuta tantissimo, questa di Garnier Skin Active, che avevo ricevuto in omaggio da Tigotà tempo fa. Tè verde acido ialuronico, idrata e levica il contorno occhi, sono d'accordo, e non vedo l'ora di riacquistarla. E sempre di Garnier Skin Active, una maschera labbra fatta di recente, che va a donare idratazione e va anche a rimpolpare otticamente le labbra, le liscia tantissimo. Questa è a base di ciliegia e pantenolo, ha anche un bel profumo di ciliegia, veramente buono, piacevole, e mi è piaciuta tantissimo. Ha diciamo un'apertura al centro, quindi si può eventualmente anche parlare durante l'applicazione, non abbiamo tutte le labbra sigillate. Ottima. Tornando agli occhi, provati con piacere questi patch di Clio Makeup, i paciocchi, tra i migliori mai provati, mi hanno veramente conquistata, belli imbevuti, tant'è che si possono fare addirittura due applicazioni, lasciano un'area bella idratata, luminosa, levigata. Fantastici, veramente fantastici, me ne sono innamorata e tornerò senz'altro ad acquistarli. Un trattamento poi che ho trovato molto interessante dell'erboristica di Atenas, questo è il concentrato rimpolpante in fiale, pelle compatta e luminosa, a base di omega 3, 6, vitamina A più C più E, 99% di ingredienti di origine naturale. È un trattamento che riguarda sia il viso che il collo e il décolleté. Si tratta di queste fiale, erano 7 fiale in vetro, da utilizzare o al mattino o alla sera per 14 giorni, ne bastava mezza fiala per volta. Hanno anche questo erogatore e il tappeto per conservare integro il prodotto all'interno. Mi sono piaciute tantissimo, mi ha lasciata perplessa un pochino la consistenza oleosa, perché sono praticamente un olio a tutti gli effetti, ma di sera, per sigillare tutti gli altri prodotti applicati precedentemente, mi sono piaciute tantissimo. Al risveglio avevo una pelle bella compatta, bella luminosa, non unta, veramente un bel prodotto che al cambio di stagione, secondo me, è da tenere in considerazione, perché va molto a risvegliare l'incarnato e a dare un boost di idratazione alla pelle che male non fa. E poi una maschera, la White Mask della linea Acrylis di Imperia, che avevo ricevuto da Valentina Magni. Su di me l'avevo trovata aggressiva, per così dire, sentivo il pizzicore e anche un po' di vedevo un po' di rossore una volta rimossa. L'ho fatta provare a mia madre, ma anche lei ha avuto la stessa esperienza, una pelle bella levigata, bella luminosa una volta rimossa. Però è una maschera che su alcuni tipi di pelle evidentemente risulta un po' aggressiva, per cui ecco, ho deciso di eliminarla, perché sulla mia tipologia di pelle, evidentemente anche su quella di mia madre, non è adatta. Infine questi cerottini che vedi e rivedi, i Clear Up Strip Zona T anti punti neri di Nivea,
ottimi, vanno a levigare la zona del naso, mento e fronte, vanno a rimuovere veramente i punti neri in maniera efficace e quindi io li straconsiglio, li compro e li ricompro, non ne faccio mai a meno. Passando al corpo, terminati anche qui tanti prodotti, ci togliamo subito quelli meno interessanti, dentifrici, spesso prendo quello che trovo in offerta, soprattutto mio marito diciamo che non ha un dentifricio del cuore, però gradisce particolarmente i Mentadent, esploriamo diverse linee. Questa è quella per adulti e ragazzi, quindi perfetta un po' per tutti. Abbiamo utilizzato anche pasta del capitano, o meglio, ha utilizzato. Però ecco, il Mentadent generalmente è quello che riprendo più spesso. E poi, cerco di non far cadere tutto, Matteo ha terminato questo di Chicco, il solito, insomma, la fragola, che è indicato dagli 1 ai 5 anni, già ne ha in utilizzo un altro, ci troviamo bene, quindi al momento rimaniamo fedeli a lui. E ha terminato anche questo che aveva in utilizzo da un po' di tempo, Aquafresh, alla menta, 6-12 anni, ne utilizzavamo una piccola quantità perché bello rinfrescante, per un periodo insomma gli è piaciuto particolarmente, poi l'abbiamo sempre alternato a quello di Chicco. E poi vabbè, il solito Elmex Junior, quello che utilizza di preferenza Lavinia, e 6-12 anni, fluoruro amminico per denti permanenti neoformati, mentre io con i ragazzi in genere utilizzo, adesso non l'ho portato, l'ho anche terminato tra l'altro, l'Elmex per denti sensibili, la versione verde, ma la vedi e la rivedi sempre. Al momento ecco, ho terminato quella e ho acquistato un dentifricio di Equilibra, quindi ho voluto variare. Ah, non lo ricordavo, nel marasma di prodotti ho trovato anche il Biolis Nature. Questo è un dentifricio con estratti di carbone attivo e aloe vera bio, devo dire rinfresca il giusto, non è così tanto rinfrescante, mi è piaciuto soprattutto perché andava a rendere abbastanza brillante la dentatura, però ciò che non ho gradito è il fatto che questo dentifricio è nero, quindi fa fatica a rimuoversi dalle setole dello spazzolino e quindi per questo aspetto non lo ricomprerei onestamente, però non ho notato uno sbiancamento, ma denti più brillanti sì. E poi per quanto riguarda i detergenti intimi, man mano li ho buttati perché erano sempre gli stessi che vado ad alternare, quindi Licia, Neutromed, insomma quelli che vedi e rivedi nei miei svuota della spesa Tigotà. Ho voluto acquistare questo della linea Amo Essere Eco di Fior di Magnolia, si trova da Eurospin, detergente intimo, questo certificato ICEA, quindi un prodotto biologico, mi è piaciuto parecchio, molto delicato, e quindi potrei riacquistarlo insomma quando mi trovo da Eurospin. Devo dire che mi sono trovata molto bene, 200 ml costa mi pare 1,99, si può fare. Per quanto riguarda la doccia, finiti tantissimi prodotti, si sa che in estate una via l'altra, quindi mi hanno dato tantissima soddisfazione i prodotti di Biolis, già lo saprai se hai seguito il mio video preferiti, in particolare queste due varianti. Una è la Biolis Nature Green Selection Ananas e Cocco, doccia gel nutriente, non direi nutriente ma molto avvolgente, schiuma bella morbida, pelle altrettanto morbida, sì. 98% di ingredienti naturali, piaciuto tantissimo anche per la fragranza, attualmente ho ancora in utilizzo la crema. Di questo prodotto mi hai sentito parlare nello svuota la spesa Tigotà, non so se l'ultimo o il precedente, comunque è la linea Biolis Nature Casual Rising Smile, ci sono diverse varianti, questa è quella più fruttata, più dolce. Mi è piaciuto molto, però devo dire che di questa linea preferisco la crema corpo, che si assorbe ancora più velocemente della crema corpo di quest'altra linea, ma ho utilizzato anche questo prodotto con piacere, devo dire più leggero rispetto a questo, meno avvolgente, ma ugualmente piacevole, quindi
Biolis veramente fa dei prodotti fantastici a mio avviso, almeno per quello che ho provato finora. Altri prodotti che mi hanno dato estrema soddisfazione, soprattutto in velocità in vacanza, perché adatti sia al viso che al corpo che ai capelli, questi di Pharma Officina. Avevo anche la versione al carbone, ma forse non so se l'hai vista nei precedenti finiti. Comunque, questo è lo shower gel delicato cannabis e quest'altro è la versione idratante allo zafferano. Le profumazioni sono molto delicate, ma il prodotto in sé è delicatissimo. Ho provato, mi pare, questo allo zafferano di recente anche sul viso, e mi è piaciuto tantissimo proprio perché, mi andava a lasciare comunque la pelle morbida. Sono prodotti fantastici e, mi è piaciuta molto anche la versione al carbone, molto delicati anche sui capelli, così come sul corpo. Piaciuti tantissimo, quindi veramente contenta di aver scoperto tutta questa linea. Tra l'altro mi era stata anche consigliata da una ragazza che mi segue la linea allo zafferano, e quindi ecco, sono veramente stata molto felice di provarla. Su altri prodotti andrò molto veloce, cioè su questi altri due, perché li vedi e li rivedi. Green Pharmacy, bagno schiuma olive e latte di riso. Lo adoro in inverno nella vasca da bagno, ma l'ho utilizzato anche all'interno del dispenser per il lavaggio delle mani. Ha una fragranza di cui avevo proprio nostalgia, trasmette benessere, è proprio coccolosa, mi piace tantissimo. Prodotto molto delicato, lo straconsiglio. Tra l'altro, è un bel formato da un litro. E quindi ecco, lo trovo da Tigotà, lo compro e lo ricompro. Terminato poi, e te lo mostro velocemente, questo bagno doccia dell'Angelica che compro e ricompro. Questa è la versione che più mi piace in estate, quella al cocco, proprio per la fragranza che mi richiama questi scenari estivi, caldi, tropicali. Nutriente, senza coloranti, paraffina, parabeni, siliconi, un po' come anche i prodotti di Pharma Officina e Biolis. Devo dire che hanno delle formulazioni piuttosto verdi. In particolare, Pharma Officina è biologico certificato, mentre Biolis è un prodotto vegano, comunque con ottimi ingredienti. E poi una scoperta, uscito tanto tempo fa, ma non l'avevo mai provato, di Nivea, il doccia rinfrescante Fresh Smoothies. Anguria, menta, latte di cocco, dice, per una pelle fresca e sana. Mi è piaciuto tanto, molto morbido e la profumazione molto fresca, molto piacevole, ma ce ne sono tantissime. L'ho preso in sconto perché sono prodotti che non costano pochissimo per il formato che hanno, sono 300 ml, però sono anche molto giocosi, uno sfizio insomma che ci si può togliere, soprattutto se si trova in offerta. E mi sono piaciuti tanto, cioè questo mi è piaciuto tanto, mi piacerebbe esplorare anche qualche altra linea. E poi un sapone per le mani, Mil Mil, questo l'ho terminato in cucina. Un litro, limone e menta, elimina odori. Devo dire che è un valido alleato, ecco, contro gli odori molesti, per così dire, cipolla, pesce, insomma, in cucina mi piace tantissimo e rimane anche delicato sulle mani, quindi lo consiglio vivamente, anche perché spesso si trova in offerta e anche a prezzo pieno costa pochissimo. Per quanto riguarda gli shampoo, non ho terminato tutti quelli che ho in utilizzo, perché alterno tra quello che ravviva i riflessi dei colpi di sole, a quello che è a basso contenuto di solfati o non contiene solfati, quindi più adatto ad un uso frequente. Insomma, ne alterno tanti, ne ho terminati pochi, però sono prodotti di cui mi fido. Uno è l'Ultra Dolce di Garnier, la versione acqua di cocco e aloe vera, shampoo idratante adatto a lavaggi frequenti, molto delicato, l'ho utilizzato anche sui bambini. La profumazione è gradevolissima. E è un cocco ma non stucchevole,
A me piace tantissimo, i classici 250 ml senza siliconi, non che mi interessi particolarmente, comunque è un prodotto che compro e ricompro perché di Garnier onestamente mi fido e con gli shampoo di Garnier ci troviamo sempre molto bene. Terminato poi dell'Angelica questo shampoo con camomilla ed estratto di lino addolcente 2 in 1, capelli fragili e delicati, diciamo che comunque dopo lo shampoo la Lavinia necessitava di andare ad applicare un balsamo perché non lascia i capelli morbidi come dopo aver applicato un prodotto condizionante, però è veramente delicato, adatto anche a lavaggi frequenti. L'hanno utilizzato anche i ragazzi, ma anche io qualche volta, e devo dire che non è male. La profumazione, diciamo che è un po' soggettiva. Potrebbe piacere come no, perché si sente parecchio la camomilla. A me non dispiace, devo dire. E comunque questi prodotti sono sempre molto delicati, per cui quando li trovo in offerta li ricompro. Non vedi shampoo specifici per capelli grassi perché per tutta l'estate, all'incirca ogni 10 giorni, andavo a fare uno scrub al cuoio capelluto e poi il successivo lavaggio con un prodotto più morbido, più idratante che mi andasse a restituire morbidezza, per cui ecco, lo sto utilizzando anche attualmente. Probabilmente lo vedrai nei prossimi finiti. Terminata poi dopo parecchio tempo questa maschera capelli ecobiologica di Omia, è la versione all'olio di macadamia. Quella per capelli stressati e spenti, ristrutturante, prodotto eco bio cosmetico certificato vegano, una maschera veramente fantastica che mi aiutava a dare ai capelli il giusto grado di idratazione, senza appesantirli, quindi adatta anche ai miei capelli sottili, e poi notavo che il capello era più docile anche all'asciugatura, e andava a combattere un pochino l'effetto crespo. Maschera piaciuta tantissimo. Ho esplorato anche altre varianti di questo prodotto e senz'altro le riacquisterò. Passando allo styling, due prodotti che ho utilizzato in combo, che avevo inserito anche in un video preferiti perché il primo mese mi avevano dato dei risultati molto soddisfacenti, sono di Noa, in particolare il fluido Ravviva Ricci alle proteine del riso e il gel texturizzante alla menta ed eucalipto con effetto anti-umidità modellante. Allora, diciamo che all'inizio tenevo delle belle beach waves, quindi come di capello asciugato dopo un bagno al mare, asciugato così naturalmente all'aria, e quindi avevo sia l'effetto volume che anche l'effetto definizione. Poi, dopo circa un mesetto, ho visto scemare questi risultati. Non so se il mio capello si sia assuefatto a questi prodotti. È vero anche che il mio riccio è capriccioso, non sempre, insomma, il riccio riesce alla stessa maniera. Comunque, di questo prodotto ne va applicata una piccolissima quantità perché aiuta sì a ottenere corpo e volume, però se si eccede si ha un po' quell'effetto di nido d'uccello, quindi di capello comunque un po' stopposo per così dire, un po' capello di paglia, per cui ne va applicata una piccolissima quantità e io preferivo utilizzarlo subito dopo aver fatto una prima passata di gel. Quindi prima passata di gel, poi questo fluido e poi di nuovo un po' di gel. È anche vero che il gel tra i due è il prodotto che mi è piaciuto di più, quindi diciamo che per l'effetto morbido che lascia rispetto a tanti altri gel che mi vanno a seccare molto il capello, potrei anche valutare in futuro di riacquistarlo, ma non faccio insomma la corsa al riacquisto. Altro prodotto per lo styling, questo trattamento di bellezza per tutti i tipi di capelli di Nashe Argan. Questo è un prodotto che utilizzavo per andare a donare morbidezza alle punte, alle lunghezze, lucentezza e anche a contrastare l'effetto capello svolazzante. Ha una profumazione paradisiaca,
Come tutti i prodotti di questa linea, ogni tanto poi ci sono delle edizioni limitate con fragranze diverse, anche ingredienti diversi, ma questa è fantastica. A me piace moltissimo. Di questa linea amo tantissimo la maschera Instant e comunque sono dei prodotti che per me restano un must. Certo, sono molto nutrienti, quindi ne basta una piccolissima quantità, altrimenti un capello sottile anche come il mio potrebbe appesantirsi, ma utilizzato con parsimonia, insomma, si può fare. Tra i vari deodoranti terminati, quelli di mio marito credo non siano presenti, forse li ho gettati. Comunque, il solito Nivea Black and White Invisible Original, questo insomma lo compro spesso insieme anche al Neutromed, lo vedi e lo rivedi. E poi ho voluto provare questa versione credo nuova, la Magnesium Dry Zero Sali d'alluminio, ma ho capito che le versioni che non hanno alluminio all'interno, insomma, sono un po' meno efficaci su di me. Quindi, comunque io mi attesto su questa tradizionale, la preferisco a quest'altra. Provati poi due prodotti di Dove, li ho scoperti con piacere. Non ricordo se questa versione roll-on l'avessi già provata, comunque è la original, cremosetta, mi è piaciuta, devo dire, anche la fragranza. E quindi ecco, potrei valutare poi di riacquistarla. E sono rimasta stupita da questa versione spray che in genere è meno efficace su di me. Forse la versione alla pera avevo provato e non mi aveva entusiasmata. Questa al talco mi è piaciuta molto, soprattutto durante i lavaggi intermedi, insomma, durante la giornata la applicavo e devo dire che mi è piaciuta. Questo è 0% alcol, antitraspirante e devo dire che probabilmente la riacquisterò. Passando al corpo, ho terminato un prodotto che definisco coccola anche per la fragranza di Aven. Ne avevo sentito parlare da Sara e mi sono trovata benissimo. Questo è il balsamo fondente idratante per pelli sensibili secche. Devo dire che l'ho trovato sì bello idratante, ma non unto. Si assorbiva molto facilmente, molto rapidamente e lasciava la pelle setosa, delicatamente profumata, un prodotto fantastico. Questi sono 100 ml, ma mi pare esista anche la versione più grande, non vorrei dire una sciocchezza. E buonissimo, non riesco a fartelo vedere perché è completamente terminato, ma senz'altro, lo riacquisterò. Altro prodotto per il corpo, ma questa volta un campioncino da 10 ml, ricevuto in omaggio, Acqua dell'Elba Blu. L'ho ricevuto all'acquisto della fragranza della stessa linea che ha segnato tutta la mia estate, di cui mi sono innamorata quando sono stata in vacanza all'Isola d'Elba a luglio. Questa è una fragranza, marina, fresca, con una nota però di fico che la rende secondo me molto interessante, molto originale. Si sente anche il pepe all'interno e l'ho adorata assolutamente. Me ne sto separando in questi giorni perché mi sto accostando a note più cipriate, più vanigliate, muschiate, ma questa veramente ha segnato quest'estate, l'estate che ormai è trascorsa e me ne sono veramente innamorata, quindi se non la conosci ti invito caldamente ad andare ad esplorare questa azienda che secondo me sforna delle chicche pazzesche. Un prodotto poi che in casa mia non manca mai, che sia estate, che sia inverno, l'olio corpo dell'erboristica di Atenas. Ho terminato questo in versione alle mandorle dolci, dice elasticizzante. Quando si ha poco tempo, ma si vuole comunque reidratare la pelle, su pelle umida, poco prima di uscire dalla doccia, è fantastico. Tamponato con l'asciugamano, poi non lascia residui oleosi o fastidiosi. Io lo adoro letteralmente. Amo molto la versione all'argan, soprattutto in inverno, anche quella al cocco per l'estate, ma non la utilizzo in inverno perché tende a solidificare. Ad ogni modo, sono prodotti fantastici. Validi alleati, se comunque vogliamo prenderci cura della pelle, ma
in velocità. Tra i prodotti corpo ho terminato anche di Conad Essenzie, questo latte corpo idratante con estratti di aloe vera e tè matcha, che ho mostrato anche tra i preferiti, senza coloranti, PEG, siliconi e oli minerali, per pelli normali e direi per chiunque voglia un'idratazione leggera con un bel sentore di tè verde dalle proprietà idratanti, antiossidanti. È un prodotto che costa pochissimo e io straconsiglio soprattutto in estate per queste note così fresche, ma c'è anche la versione in barattolo, la versione più nutriente, che potrebbe essere perfetta per andare a coccolare e a nutrire più a fondo la pelle durante l'inverno. Lo straconsiglio, costa veramente niente e è la mia crema veramente preferita dell'estate. Con molto piacere condivido poi due prodotti che ho utilizzato principalmente sui bambini, che sono di un'azienda alla quale io mi rivolgo spessissimo, perché sforna dei prodotti veramente molto delicati, dedicati sia alla mamma che al bambino. Eufidra Amido Mio, reperibile in farmacia, parafarmacia. Abbiamo sia il latte detergente che l'emulsione fluida. Il latte detergente con amido di riso senza risciacquo, l'ho utilizzato anche io in un periodo in cui non potevo detergere il viso con l'acqua e quindi mi affidavo appunto a lui. Avevo rimosso un neo e quindi per alcuni giorni non potevo ricorrere al detergente abituale, utilizzando questo mi sono trovata benissimo. Non mi sono uscite imperfezioni, molto delicato, un profumo veramente molto per così dire soave, ecco, che secondo me può incontrare i gusti un po' di tutti, e lo utilizzavo sul corpo anche sui miei bambini e per rinfrescarli, e devo dire che mi piace tantissimo e periodicamente lo ricompro. Un formato da 200 ml, così come l'emulsione fluida, molto leggera, perfetta in estate perché ha rapido assorbimento, non troppo corposa. Magari se il bambino ha la pelle un pochino più secca, secondo me è necessario un prodotto un po' più nutriente, ma questa è perfetta con il caldo, perfetta se si vuole un'idratazione leggera durante la giornata, con amido di riso idratante e rinfrescante. Vabbè, dice dermatologicamente testato su pelle sensibile come tutti questi prodotti, e quindi li segnalo perché nel caso in cui aveste bambini, figli, nipoti, insomma, a cui voler fare un regalino, questi sono prodotti molto economici e anche molto validi. E poi sempre Eufidra, e passiamo alle fragranze e concludiamo il video. Questa acqua di Colonia, che è la mia preferita, la utilizzo sui bambini da sempre, se riesco a svitarla. È molto delicata, per me è proprio il profumo di bimbo. Fantastica, veramente fantastica. Non la saprei descrivere, non so se esistano le note olfattive, in quel caso le riporterei giù. Comunque dice senza alcol, senza conservanti, e per queste caratteristiche, soprattutto per il fatto che non c'è alcol all'interno, io lo applico anche sulla testa, quindi si può applicare anche sui capelli. Prodotto fantastico, e insomma di questo in genere non faccio mai a meno. Non so se Lavina adesso vorrà cambiare fragranza perché si è innamorata anche di altro, comincia ad essere signorinella a 8 anni, ma su Matteo, che ne ha 5, continuo ad utilizzarla ad occhi chiusi. E invece una fragranza che ha terminato mio marito, Ozone, questo è un eau de toilette, questo è il classico ozonato. Richiama tantissimo le note di acqua di sale, l'azienda non la ricordo, Profumum Roma, ecco l'azienda che produce quella fragranza, e fantastico. Per raccontare un piccolo aneddoto, dato che ho fatto un video molto breve, ho conosciuto mio marito con indosso acqua di sale e mi ha stregata. Se lui o la fragranza non saprei dire. No, a parte gli scherzi, è il profumo proprio che mi ricorda il nostro incontro, e è il profumo che connota mio marito. Questo gli somiglia moltissimo, e quindi se ami quelle note ozonate saline,
Questo è il profumo che fa per te, costa molto meno ovviamente di acqua di sale, è forse meno persistente, sicuramente meno persistente, ma io alla sera comunque su mio marito gli aveva sentore, quando lo indossava lo avvertivo. Per cui se si vuole approcciare a questa fragranza e si vuole, insomma, non si vuole spendere un patrimonio, sicuramente è consigliato. Detto questo, ti ho mostrato tutto. Spero che il video in qualche modo ti sia stato utile, che ti sia piaciuto. Se così fosse, lascia un pollice in su, iscriviti al canale ed attiva la campanella per non perderti nessuno dei miei prossimi contenuti. Sarei felicissima di ritrovarti qui nel mio prossimo video. Ti mando un abbraccio, un bacione, ciao!